buonasera a tutti. Allora, il mio intervento sarà un po' riepilogativo di tutta la questione sulla violenza di genere, per poi appunto concentrarmi principalmente sulla violenza sul posto di lavoro. Il concetto di violenza si configura come ogni forma di coartazione operata su un singolo individuo o su una categoria di persone che per via della sopraffazione fisica o morale vengono indotti a subire o compiere degli atti che altrimenti non avrebbero consentito o commesso. Il concetto di violenza è antitetico a quello di libertà e quindi qualsiasi forma di limitazione della più libera espressione è sinonimo di violenza. Il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori è prioritario nell'agenda dei governi occidentali e degli organismi internazionali ed in particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha suggerito di distinguere tre diverse forme di violenza. La violenza interpersonale, consumate nei rapporti relazionali quotidiani della vittima sia all'interno delle mura domestiche e sia in ambito extrafamiliare. La violenza organizzata, compiuta all'insegna di motivazioni politiche, sociali ed economiche, che non attengono all'individuo in quanto tale, ma in quanto parte di una categoria di individui, quindi di uno specifico gruppo. Poi la violenza autoinflitta, in cui la vittima, a seguito degli abusi subiti, tende a isolarsi volontariamente o a manifestare dell'autolesionismo, che può arrivare fino a dei veri e propri tentativi di suicidio, quasi ad autopunirsi per i sensi di colpa o a maturare la cosiddetta sindrome di Stoccolma, in cui il trauma viene elaborato, logicamente in modo distorto, con una sorta di innamoramento verso e di giustificazione nei confronti del proprio carnefice. In questo quadro possiamo quindi individuare, in relazione al luogo, forme di violenza privata, comprendendo vari gradi di violenza familiare, da quella spregiativo-verbale, in cui la leva di sopraffazione soggiace nello sperequato rapporto economico-retributivo della coppia, dal gaslighting, inteso come una forma di manipolazione mentale, in cui la vittima è veramente resa oggetto di un disvalore interno, un reiterato comportamento che diciamo, viene subito fino ad avere proprio confusioni e sensi di inadeguatezza, allo stalking e fino a quelle che drammaticamente affollano la cronaca, ossessioni di omicidi perpetrati per mal elaborati archetipi culturali in cui figli e mogli appaiono pertinenze domiciliari, non individui, delle reificazioni dell'autorità paternalistica quale surrogato del potere civile dentro la casa. Vi sono poi forme di negligenza e abbandono, nonché di abuso finanziario ed economico, perpetrati dalla famiglia, ma anche da estranei, specialmente su donne di tutte le età, fino anche bambini ed anziani, uccisi, violentati e maltrattati da coloro che professavano amore, custodi della loro sicurezza, della loro tutela, snaturati invece in angeli di disgrazia. E si tratta ancora una volta di ordinaria desolazione, storie ordinarie di solitudine. Una violenza che potremmo definire invece sociale, connessa alla prostituzione, un fenomeno sommerso, fertile humus per la criminalità organizzata, di cui non abbiamo un'esatta percezione, sia quantitativa che del fenomeno in sé. Intere città rese mercato del sesso, spesso pedopornografico, a cielo aperto 24 ore su 24. Donne, minori, terzo genere, accomunati da un miserrimo destino di nuovi schiavi, costretti con la violenza, il ricatto e la sopraffazione a vendere il proprio corpo, la propria dignità, in cambio dell'effimero, in cambio di nulla. Anime perse nelle spirali della delinquenza, di cui tutti noi siamo testimoni silenti. Turpe è il reato di meretricio, essendo la libertà sessuale tra i diritti personalissimi non oggetto di contrattazione. Ma sempre spregevole e moralmente riprovevole è l'acquirente di tale scambio. Assai più efficace di qualsiasi campagna antiprostituzione è il radicamento di una differente percezione del prossimo, un'educazione familiare e civile volta al rispetto di tutti gli esseri viventi, comprendendo che il sesso pagato non è macismo, è essere reietti. Secondo l'International Labour Organization, nel mondo sono quasi 21 milioni le vittime di tratta sessuale e lavorativa, una nazione intera. Di questi 5 milioni e mezzo sono minori,
Secondo i dati di Amnesty International, nel 2012 il fenomeno ha raggiunto in Europa le 800.000 vittime, 800.000, di cui 240.000 destinate alla prostituzione, mentre il restante allo sfruttamento lavorativo. Intendo come sfruttamento lavorativo quello che appunto possiamo vedere sotto gli occhi anche in Italia, tutti i fenomeni della immigrazione clandestina che viene sottratta dai canali normali di un lavoro denunciato e legale e che appunto sempre sono terreno fertile per la delinquenza. Gli ultimi dati, editi nell'agosto del 2013 da Save the Children, parlano di 2.381 minori identificati in Italia a scopo di sfruttamento lavorativo e sessuale. Pensiamo ai nostri figli. Pensiamo che i nostri figli potrebbero essere in quell'esercito silente, anime senza volto, senza nome, che possono morire senza che noi neppure ce ne accorgiamo. Tra le gravi violenze permanenti esercitate sulle persone, annoveriamo dalle mutilazioni genitali di vario tipo fino agli aborti selettivi per la scelta del sesso del nascituro. Queste classi, sedimentate in città patriarcali in cui il clan, padre, marito, figlio, sacerdote, si arrogano il diritto di gestire la femminilità nel suo complesso, dall'orgasmo alla virginità alla procreazione stessa, imponendo precetti spesso a sfondo religioso e talvolta economico, sono stati prepotentemente proiettati nelle nostre società occidentali a seguito del massiccio ingresso di popolazioni immigrate da queste diverse etnie e religioni. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono tra 100 milioni e 140 milioni nel mondo, 3 milioni l'anno, ragazze, donne, bambine che hanno subito una qualche forma di mutilazione genitale. Tralascio questo discorso perché poi entriamo veramente in argomenti che davvero toccano davvero nell'intimo. Bene, per quanto riguarda l'Italia, sono stimate circa 35.000 potenziali vittime di questa pratica, difficilmente quantificabili per la delicatezza dell'argomento, ma spesso coperto dall'omertà con cui vengono eseguite. Accettare che oggi sul nostro suolo vengano esercitate tali azioni apre un ampio dibattito tra rispetto di usanze e tutela della salute pubblica. La legge italiana 7 del 2006 sancisce il divieto di questa pratica ancestrale, prevedendo specifici percorsi di informazione, assistenza e riabilitazione di donne e bambine sottoposte a tali violenze. Tuttavia, la norma viene spesso aggirata con viaggi in terra d'origine. È terribile, perché si aggira in questo modo la norma. Ancora una volta, la cultura è lo strumento di difesa. C'è poi la violenza quotidiana che si alimenta nei posti di lavoro, oggetto di questo dibattito. Di questi tempi ingigantita dall'eco della crisi economica. Queste forme di soppruso in ambito pubblico riguardano una variegata fattispecie: il lavoro minorile, il sottosalario, il demansionamento, il lavoro nero, le dimissioni in bianco, l'incubo del rinnovo del permesso di soggiorno, il mobbing, il bossing, il sexual harassment. Sono solo alcune delle forme in cui può concretizzarsi la pressione avvenuta. La pressione avvertita nel mondo professionale, ove la sperequazione stavolta si concretizza nella differenza forza contrattuale tra datore di lavoro e prestatore d'opera. Secondo i dati recentemente diffusi da Eurofound, in report 2014, il 6% dei lavoratori europei è vittima dichiarata di violenza in ambito lavorativo. Una media che cela valori che vanno dal 2 al 23% a seconda dei casi oggetto d'analisi. Abusi verbali, minacce di violenza fisica, attenzioni sessuali indesiderate sono le tipologie più frequenti. I numeri della violenza sulle donne sono agghiaccianti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno una donna su 5 nel mondo è stata vittima di abusi fisici o sessuali nel corso della sua vita. Le statistiche della Banca Mondiale segnalano che le donne tra i 15 e i 44 anni hanno una probabilità maggiore di subire violenza che non di contrarre un cancro. Rilevazioni Istat recenti registrano che
1.224.000 donne. Pensiamo a una città come Milano. Hanno dichiarato di aver subito ricatti o molestie sul luogo di lavoro in Italia. E negli ultimi 3 anni di rilevazione ne sono stati dichiarati 347.000. Sempre per comprendere l'ordine di grandezza, pensiamo a una città come Bologna o come Firenze. Riguardano in particolare donne con più di 35 anni, con alto titolo di studio, per lo più nei settori dei trasporti, delle comunicazioni e della pubblica amministrazione. Ma probabilmente questo è il target che denuncia. Quindi questa composizione anagrafica e culturale probabilmente risente la facilità di accesso alla denuncia. Le molestie e i ricatti hanno riguardato molte generazioni nel tempo, anche se appare che vi sia una correlazione diretta tra l'aumento dell'occupazione femminile e la riduzione delle molestie. Tassi di occupazione inferiori, precarietà nell'occupazione, difficoltà di carriera sono tutti elementi che producono ulteriore vulnerabilità anche per le donne. Nelle interviste, sempre dell'Istat, viene dichiarato che le molestie e i ricatti sono percepite in gran parte come lesioni gravi e permanenti nel tempo, traumi non facilmente rimovibili. Il ricatto è spesso una richiesta di disponibilità sessuale in cambio di assunzioni per il 19%, progressione di carriera o mantenimento del posto di lavoro nel 43% dei casi. Se ne deduce che la violenza nei confronti delle donne deriva da una condizione di persistente squilibrio tra donne e uomini e generi una grave discriminazione nei confronti del sesso femminile in ambito privato nella famiglia e pubblico nella società. Il volto della violenza e della misoginia ha 1000 sfaccettature, nessuna delle quali può trovare albergo in altri sentimenti che non siano l'assenza di rispetto. Basta giustificare la violenza con amore, gelosia, senso di affezione. No, sono sentimenti malati. La violenza è semplicemente assenza di rispetto della persona che si ha di fronte. Sono violazioni dei diritti umani fondamentali che alimentano quelle disuguaglianze ancora persistenti tra uomini e donne nella società e nel lavoro. La violenza è a tutti gli effetti una piaga diffusa che si manifesta in forme e modalità diverse e in maniera trasversale rispetto ad ambiti, a settori, ceti sociali, a donne impegnate, disoccupate, inoccupate, giovani, anziani, italiani e immigrati. Nessuno è salvo da questa minaccia. L'esigenza sentita dal legislatore a tutela delle donne e dei minori non deve però traghettare un paradigma di intrinseca debolezza insita nel genere femminile. Il dibattito acceso all'indomani del decreto, poi trasformato in legge cosiddetto del femminicidio, ha posto in luce come da parte delle organizzazioni delle donne stesse, sia in corso una maturazione del concetto di rispetto per mezzo della consapevolezza, di uguaglianza nelle differenze, di condivisione nella conciliazione. Qualsiasi principio coercitivo non supportato da un percorso di mutamento culturale è destinato ad infrangersi nell'indifferenza sociale. Quanto più il fenomeno da contrastare è sradicato dal substrato di credenze, pregiudizi e preconcetti, tanto più vacillerà la liberazione. Ricordiamo che la cultura di genere non è questione di donne, bensì un'ottica di osservazione della realtà, un volano sociale virtuoso di integrazione di metà della popolazione mondiale, irrinunciabile in termini democratici. La percezione della riprovazione sociale contro la violenza si riflette anche nella propensione a denunciare, appunto. L'esposizione a bullismo e molestie è maggiormente segnalata in ambito europeo nei paesi francofoni, sempre con i dati Eurofound, mentre sono rilevati livelli più bassi nei paesi del sud e dell'est Europa. Il dato va però interpretato e ricondotto ai diversi livelli di consapevolezza del problema e della disponibilità dei lavoratori a parlarne. Sorprende ad esempio, alla luce dei continui episodi di aggressione registrati nella cronaca in Italia, che proprio l'Italia mostri un livello di diffusione del fenomeno tra i più bassi di tutta l'Unione Europea. Ciò è comprensibile perché la maggior parte delle vittime esprime difficoltà a rompere il silenzio.
e denunciare il ricatto o la molestia subita. Le ragioni sono riconducibili a una scarsa fiducia negli effetti della denuncia e nel ricostruire con prove sufficienti e circostanziate gli eventi, tali da non rischiare di vedere ribaltata spesso la situazione in cui da vittima si diviene imputata. Ci sono poi altre ragioni a sfondo psicologico che riguardano il sentimento di vergogna e di autocolpevolizzazione che, all'atere del trauma, vanno assolutamente affrontati e risolti. Spesso quella molestia viene vissuta in solitudine. L'81,7% di donne non ne parla con nessuno. L'esito è molto spesso l'abbandono del luogo di lavoro, anche se la crisi degli ultimi anni riduce ovviamente questa possibilità. In quest'ambito fondamentale è la figura del rappresentante dei lavoratori. La lunga storia dell'emancipazione dei lavoratori, l'identità stessa del sindacato, affondano le radici nel... le radici nella centralità della persona, nel rispetto assoluto per essa, nella solidarietà. Questi valori sono l'anima del sindacato, la ragione principale della sua presenza e del suo seguito nella società. Sono valori che hanno segnato e segnano il cammino del sindacato, le idee, le azioni, le persone, le pratiche di contrattazione, concertazione, partecipazione e rappresentanza. L'impegno costante oggi hanno richiesto e spesso dimenticato ed avversato dal riformismo politico dell'ultima ora, la ragione essere dell'organizzazione sindacale nel tutelare il lavoratore vittima di abuso, lottare per ridurre ed estirpare tutte le forme di sopraffazione, violenza, schiavitù ai danni delle parti più deboli. È chiaro che quando la molestia degenera in reato intervengono gli strumenti previsti dal codice penale, ma è altrettanto chiaro che un'ottica di tutela dell'integrità psicofisica del lavoro e di promozione del benessere organizzativo, ciò che conta non è solo sanzionare a posteriori, ma anche e soprattutto prevenire, facendo in modo che ogni luogo di lavoro sia dotato di politiche, strumenti e prassi per gestire le situazioni di rischio potenziale e disinnescarle prima ancora che il danno venga verificato. Occorrerà pertanto lavorare sulla percezione del posto di lavoro come luogo sicuro, disciplinato da norme certe ed attuate, trasparenti, ove esistano presidi di tutela ed ascolto, in cui non abbiano ragione essere i timori nell'adire azioni di denuncia. Delicato e funzionale, ripeto, allo scopo, è il presidio sindacale. Tecnicamente sussiste un obbligo diffuso in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, di adottare di concerto con le organizzazioni sindacali iniziative necessarie ai fini della formazione, informazione, prevenzione rispetto alle molestie, in particolar modo sessuale, nonché, in caso di denuncia, di intervenire tempestivamente e con estrema riservatezza per accertare l'accaduto e rimuovere situazioni di imbarazzo. Le funzioni del sindacato prevedono la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza del lavoratore, ma in capo a ciascun dipendente sussiste il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità ed il decoro di ogni individuo. E qui è importante che ciascun dirigente garantisca il rispetto di tali valori, fornendo informazioni chiare ed esaurienti sulle modalità da seguire in caso di molestia. Per quanto riguarda poi la dipendente o il dipendente che abbia subito molestie o sia sottoposto a comportamenti indesiderati o discriminatori a sfondo sessuale, ha diritto all'interruzione immediata della condotta nociva e essere posto in sicurezza. Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, autori di molestie, si applicano invece le misure disciplinari previste dal codice e dal contratto collettivo nazionale del lavoro, salvo nei casi previsti la percorribilità parallela della denuncia civile e penale. I contratti collettivi nazionali hanno quindi introdotto norme e protocolli in materia di violenza sessuale e mobbing, in cui soprattutto discendenti dalle raccomandazioni europee 92/121, si definisce la fattispecie di molestia, si stabiliscono le azioni finalizzate alla cessazione della stessa, si definiscono i doveri del datore di lavoro, si definisce anche la presenza e l'importanza, laddove esistenti, dei comitati di pari opportunità o dei PUG, si
si assegna il compito di monitorare il fenomeno, di produrre azioni di sensibilizzazione e di gestione dei singoli casi, sempre appunto attraverso l'ausilio anche delle commissioni, dei comitati di pari opportunità o di altri organismi analoghi. Nonché questi, diciamo, i contratti nazionali sono, diciamo, hanno fatto introdurre, soprattutto nel settore pubblico, ma è auspicabile che poi questa pratica venga estesa anche nel settore privato, dei codici di condotta volte alla lotta alle molestie che fanno seguito alle precedenti sanzioni disciplinari. L'importanza è che appunto questi codici deontologici comportamentali definiscano chiaramente la molestia sessuale e gli obiettivi di prevenzione del fenomeno, introducano la figura del consigliere di fiducia per l'avvio di una procedura informale di risoluzione del caso e poi, qualora accertato il caso, dovrà attivare il dirigente per la rimozione del fenomeno, comprese tutte le organizzazioni, tutte le misure organizzative utili a tale finalità. Le donne, come abbiamo detto, sono più soggette ad episodi di violenza e a vessazioni sul luogo di lavoro rispetto agli uomini, ma anche per un dato oggettivo, perché spesso si concentrano in settori lavorativi ad elevato rischio, quali l'istruzione, la sanità, le attività alberghiere, la ristorazione e i servizi di interesse pubblico e sociale, le cosiddette attività di cura, ove sussistono il rischio di essere molestati e aggrediti anche dall'utenza, cioè dagli utenti del servizio stesso, da suoi familiari o comunque da terze parti, come numerosi fatti di cronaca tristemente attestano. Anche talune caratteristiche dell'ambiente di lavoro e la modalità di lavoro contribuiscono a rendere più probabile il manifestarsi di episodi di violenza, tra cui alti livelli di intensità di lavoro, tempi molto stretti, velocità molto elevata, picchi quantitativi e scadenze pressanti e continue. Pensiamo banalmente all'attività di sportello col pubblico. Tra queste figurano appunto le attività di cura come la sanità, l'assistenza sociale domiciliare, la pubblica amministrazione, ambiti come visto maggiormente femminilizzati, dato quindi oggettivo che contribuisce a elevare il rischio dell'esposizione delle donne rispetto agli uomini. Ricordiamo poi una cosa, che taluni ambiti come l'assistenza domiciliare o proprio i lavori domestici vengono esercitati per la quasi totalità da donne e lì c'è appunto anche un rischio nel luogo di lavoro, proprio dovuto a questa commissione, a questa vicinanza domiciliare, di poter subire varie forme di violenza che logicamente hanno per oggetto donne. E qui entriamo poi nel discorso di come poter fotografare questi fenomeni, come poterli quantificare, per la difficoltà oggettiva della vittima di violenza di denunciare, perché sempre appunto c'è il rischio della perdita del posto di lavoro. E questo insomma è un progetto, diciamo, di seria riflessione. La violenza, sia fisica che psicologica, ha poi gravi implicazioni per la salute e il benessere dei lavoratori, che riferiscono livelli significativamente più elevati di stress, problemi di sonno, stanchezza e depressione, ed influiscono negativamente sui rapporti con la famiglia e con gli amici. Quindi non si riflettono solo sul posto di lavoro, ma è un disagio psicologico che la vittima porta con sé, quindi esporta in tutta la sua vita relazionale. E questo è il costo sociale della violenza. Il disagio arrecato causa una serie di reazioni che possono compromettere la stabilità psicologica e il rapporto con la realtà lavorativa ed extralavorativa, la percezione stessa del luogo, giungendo fino a fenomeni di rifiuto del lavoro, con ripercussioni sull'assenza per malattia, la retribuzione e le progressioni di carriera. È sempre più comune riscontrare segnali delle implicazioni negative a livello finanziario e di produttività aziendale ascrivibili alle intimidazioni sul luogo di lavoro, insieme a più alte percentuali di assenteismo, appunto, di salute cagionevole e di prepensionamento, frequente rotazione del personale e premi assicurativi magari del datore lavoro logicamente più elevati. Dalle stime dei costi emerge quindi che la lotta alla violenza sul luogo di lavoro induce un considerevole guadagno anche in termini economici da parte aziendale, oltre che di giugno ma non umano. Anticipare e contrastare la violenza è un obbligo ineludibile per un sindacato che guardi ai veri problemi del mondo in cui opera e non voglia smarrire la sua natura.
Il dilagare di fenomeni di intolleranza e di prevaricazione impone un presidio ancor più accorto, vigile e non oppressivo, accogliente e rassicurante, al tempo stesso sicuro ed efficiente. Dobbiamo essere presenti nei posti di lavoro, non sottovalutare situazioni di allerta, porci in un'ottica di ascolto senza pregiudizio di sostituzione al collega che si rivolge a noi. Sono talora insospettabili i luoghi dove si avvertono i segnali di comportamenti degenerativi e molesti. Partendo dal suddetto approccio al problema, si punta a dare, come sindacato, una risposta modulata sulla base di articolazioni che consentano di uscire dalla definizione troppo generica di violenza sulle donne e sui minori, ma calarla nel quotidiano, nel caso singolo. Una società che prende consapevolezza dei meccanismi discriminatori, assume volontà politica ed impegno da parte dei vertici, sceglie di investire sullo sviluppo delle competenze, studia una riorganizzazione di procedure e di prassi, di responsabilità e capacità per interiorizzare la prospettiva di genere, credo debba essere sostenuta a continuare questo percorso. È importante lavorare soprattutto sulla cultura organizzativa, promuovere il principio di uguaglianza non formale, bensì fattivo, della parità e delle pari opportunità, in visione del mainstreaming and empowerment, cardini anche della conferenza di Pechino. In tutti gli ambiti di lavoro della società civile, costruire iniziative continuative volte ad abbattere gli impedimenti, a sostegno di un'equilibrata partecipazione alla vita economica, sociale e politica, a favore dell'espressione del talento femminile, acquisire competenze tecniche e rinforzare qualità trasversali, l'assertività, la leadership, il networking, mentoring, nonché offrire uno sportello d'ascolto attento e partecipato, proattivo nel segnalare tempestivamente situazioni di rischio, proprio per preservare l'ipotetica vittima. Qui il sindacato deve riscoprire per intero la sua vocazione originaria di artefice della dignità del lavoro, garantendo per tutti l'applicazione integrale dei trattamenti retributivi e normativi contro ogni divario di genere, razza e cittadinanza. Insieme ai sindacati storici è forte il dibattito ed è molto sentito, perché non è vero che l'azione sindacale sia ormai avulsa da contesti. È proprio nella mutata analisi sociale, nelle mutate esigenze, che il sindacato può trovare nuove battaglie in cui misurarsi. Di più, si tratta di fare del lavoro il perno delle politiche di sviluppo, lo strumento principale di emancipazione dallo sfruttamento, il fondamento del diritto costituzionalmente previsto di ciascuno un'esistenza autonoma e di piena realizzazione, non soggetta al bisogno e alla dipendenza altrui. Il diritto al lavoro, che è stabilito dalla Costituzione, è un veicolo per realizzare l'individuo, non è solo mera sussistenza economica. Nel lavoro noi non percepiamo solo una retribuzione, ci qualifichiamo come individui, ci completiamo. Partecipiamo attivamente alla crescita sociale di questa dell'Italia. Siamo noi il volano del cambiamento. Siamo noi le energie vere a cui attingere, al di là poi delle stime fatte in Banca d'Italia, in cui la piena occupazione delle donne può far crescere del 7% il PIL nazionale. Al di là dei numeri, parliamo di valori individuali. Ognuno di noi, nell'esercitare il proprio lavoro, dal più umile al più alto, è parte del cambiamento. Noi siamo il futuro del nostro paese e il sindacato questo principio lo ha ben chiaro, e la funzione che ha sempre esercitato il sindacato è stata proprio di compendiare le diverse esigenze, tutelare il lavoratore in un'ottica anche non antagonista all'impresa, ma di crescita dell'impresa, con un'interlocuzione della parte politica. Ciò che spesso non viene sottolineato è che il sindacato, perlomeno taluni sindacati, tra cui i più grandi confederali, per statuto stabiliscono
proprio l'impossibilità di ricoprire ruoli politici e sindacali al tempo stesso, proprio perché ci sarebbe un conflitto di interesse di cui oggi tanto si parla ma nessuno affronta. Il sindacato sì, il sindacato, il sindacalista in azienda presta la sua opera gratuitamente a tutela del lavoratore. Ed è lui il presidio principale che poi si attuino le norme previste. È il sindacato che spesso ha aiutato a scrivere le riforme che oggi noi vogliamo cambiare. Lo statuto dei lavoratori degli anni 70, che oggi pensiamo che sia superato, che stanno smantellando con azioni assolutamente anarchiche e diciamo non arbitrarie troppo, però diciamo sicuramente non organizzate, è stata la più grande battaglia civile nelle grandi riforme degli anni 70. Erano riforme come lo stato del diritto di famiglia, stato dei lavoratori, diritto diciamo, delle campagne anti-abortiste, scusate, per la legge dell'aborto e di un aborto nello stato laico, quindi una campagna del divorzio, quindi una laicizzazione dello Stato a tutto campo. E dietro tante di queste battaglie c'è proprio il sindacato come parte sociale di colloquio. E questo per chiudere, i tavoli istituzionali, gli osservatori contrattuali, la campagna di informazione e di denuncia, coordinamenti nazionali e internazionali, interventi di tutela e di controllo, i mezzi e gli obiettivi della piattaforma sindacale sono articolati e mirano a risultati di lungo periodo. Il sindacato è un'associazione aperta, una sede di esercizio di democrazia in cui persone libere si incontrano per progettare e costruire insieme una comunità dove la vita sia un dono e un bene prezioso. Deve perciò essere un riferimento costante per tutti, ma innanzitutto un presidio per coloro che soffrono e non hanno voce ad essere ascoltati e difesi. L'orrore e lo sdegno sono moti dell'anima in cui siamo i primi a riconoscere la valenza etica. Da soli però non sono sufficienti a garantire il superamento di quelle strutture mentali e culturali che spesso fanno da sfondo all'insorgere della violenza. Grazie.